1.0 e questo video di oggi farò vedere come continuare la sciaruppa dell'Amerigo Vespucci. E quindi, sigla! Eccoci, come detto appunto, prima della sigla oggi vorrò vedere come andare a continuare la sciaruppa dell'Amerigo Vespucci. In questo caso sto decidendo di andare molto piano con i passaggi perché, essendo anche una sciaruppa molto piccola, ha bisogno di particolari, anche pochi, ma devono essere fatti bene. Infatti in questo video vedete come andrò a mettere appunto una plastica che simulerà le vetrate nella parte alta della cabina, che in questo caso, come già avete visto sicuramente dalle immagini qui in alto a destra, è praticamente la parte che poi andrà nei prossimi video a completare la sciaruppa in maniera così. E comunque poi nei prossimi video sicuramente ve la farò vedere. La plastica che ho utilizzato è questa plastica qua. Pulisco un po' che si è sporcata. È della classica plastica trasparente. È spessa all'incirca un millimetro. In questo caso io l'ho preso comunque sia nei Brico Center, comunque penso anche nei negozi che vendono attrezzature e materiale per fare te, si può trovare anche abbastanza facilmente. Comunque sia online, sicuramente cercandola si può trovare. Appunto l'ho utilizzata per andare a simulare le vetrate. Inizialmente volevo utilizzare del plexiglass sottile di circa 1,5 mm, ma poi ho pensato che era un po' troppo duro da tagliare per fare delle parti davvero così piccole. Invece, riguardante lo scafo, il procedimento non è stato altro che quello fatto per l'Amerigo Vespucci. Ho fatto il fasciame, come avete visto negli scorsi video. Poi, in questo video, l'ho levigato, l'ho poi verniciato col fondo per legno e poi messo il bianco lucido, che è la base definitiva del colore della sciaruppa. Infatti, poi nei prossimi video vedremo come fare la linea di galleggiamento, che sarà uguale alla linea di galleggiamento dell'Amerigo Vespucci, e la bordatura fatta color monocolo. Ma non vi anticipo nient'altro perché appunto lo vedremo nei prossimi video. Quindi, detto questo, vi lascio al video. Ok, cominciamo con l'andare a completare la parte superiore della cabina della scialuppa. Selezioniamo le finestre, il comando giusto che è superficie, estrudi di superficie lineare, e andiamo a rendere le parti, diciamo, solo disegnate, piatte 2D, e le rendiamo 3D. Dopodiché facciamo prepassare completamente l'oggetto e, con differenza booleana, andiamo a tagliare tutto quello appunto che non ci serve. In questo caso abbiamo già creato gli oblò. In questo caso qui li vediamo belli grandi e ben visibili, ma nella realtà sono veramente piccoli, non arrivano neanche a un centimetro l'uno, quindi figuratevi un po' il programma cosa ci permette di fare. Andiamo ad eliminare tutto quello appunto che non ci serve, in modo da evidenziare quello che poi dobbiamo andare a stampare successivamente. Ed ecco qui la parte superiore della cabina praticamente completata. Una volta stampata con lo stesso filamento utilizzato nei video passati, cioè il filamento effetto legno, vado a pitturare il tutto. Ovviamente ancora la plastica trasparente che vedremo successivamente non l'ho ancora messa, perché sennò si sarebbe sporcata e non avremmo concluso niente. Con un pezzo di legno vado a tenere il pezzo da verniciare, appunto per non andare a rovinare la vernice che sto andando a stendere. Possiamo farla sia a pennello ma anche con una bomboletta di bianco lucido, classico per l'appunto, un classico bianco. Dopodiché dobbiamo passare alla pitturazione dello scafo. Come ho fatto per l'Amerigo Vespucci, andiamo a passare uno strato di fondo per legno. Ovviamente questo andrà a coprire la maggior parte delle impurità lasciate dalla colla a caldo e anche dal legno che abbiamo appunto incollato. Ed è anche per questo che sto utilizzando un pennello comunque sia abbastanza largo per la sciaruppa, infatti prende quasi tutto lo scafo, in modo da fare poche verniciate e anche appunto in modo da non lasciare le pennellate sulla sciaruppa. Quindi continuiamo adesso, poi con un taglierino la prendiamo e la andiamo a depositare su un piedistallo, su un qualcosa, in questo caso sto utilizzando dello scotch carta finito, che mi sosterrà la sciaruppa e mi permetterà di verniciare anche quelle piccole parti dove appunto il pennello grosso non può arrivare. Infatti ho appena cambiato pennello in modo da andare a pitturare magari un po' la prua e anche la parte che tocca il piano superiore della sciaruppa, in modo da renderle il tutto uniforme e preciso. In questo caso io ho fatto una sola mano, voi potete farne ovviamente anche di più, ma in questo caso per come era combinata la sciaruppa, quindi il lavoro per come era fatto, ne bastava anche solo una. Quindi continuiamo in caso c'è qualche punto che non ha toccato la vernice,
fino a quando ovviamente non è tutto finito. Perfetto. Ok, perfetto. Non vi preoccupate se magari dal piedistallo vi cade, perché basta passare il pennello per levare qualche piccolo granello di polvere che magari si potrebbe depositare. Perfetto, in questo modo. Ok. Perfetto. Come vedete faccio molti passaggi, diciamo rapidi per così dire, per andare a levare anche qualche impurità lasciata dal pennello. Lasciamo quindi asciugare il fondo e passiamo di nuovo alla parte superiore della cabina. In questo caso stiamo andando a mettere appunto la plastica che andrà a raffigurare le vetrate della parte superiore della nostra scialuppa. Con un pennellino già rovinato anche nei video precedenti, il classico pennellino che io utilizzo con l'Attack, andiamo a spalmare un po' di Attack nelle superfici interessate. Dopodiché possiamo procedere, dopo aver tagliato le varie sagome, ad incollare i pezzettini di plastica, ovviamente. In questo caso io lo sto facendo con le dita perché riesco ad entrarci, ma volendo si possono utilizzare anche delle pinzette o anche dei pezzettini di legno per fare maggiore pressione. Facciamo ovviamente il procedimento uguale identico anche nella parte frontale e poi lo faremo ovviamente nella parte laterale opposta. Tranquilli se in questo caso da qui si vede la plastica all'interno, anche perché comunque sia, una volta montato lo spessore della plastica non si vedrà, quindi è come appunto se fossero dei veri e propri vetri incastonati all'interno delle cornici delle finestre. Come vedete in questo caso sto utilizzando la punta diciamo opposta del pennello, in modo da fare più presa e far incastrare meglio il pezzettino di plastica che ho precedentemente sagomato e tagliato. Perfetto. Ok, una volta che il fondo si è asciugato ad un colpo di carta vetrata fine in modo da levare qualche piccola impurità, e possiamo ovviamente pitturare col bianco lucido, lo stesso bianco appunto utilizzato per la cabina. È solo che in questo caso non si utilizzerà una bomboletta, ma sarò andato a pitturare il tutto a pennello, in modo da far penetrare la vernice anche nei punti un po' più diciamo stretti, dove magari non potrebbe arrivare. Quindi facciamo delle prime passate e dopodiché possiamo procurarci un pezzettino di legno, in questo caso un pezzo di listello che mi è avanzato, per andare a premere senza andare a rovinare appunto la vernice che stiamo stendendo sulla scialuppa. Questo ovviamente è il lavoro terminato. E quindi il video finisce qua. Come avete visto durante il video, fare questi procedimenti non è nulla di complicato, bisogna soltanto avere un po' di pazienza e perderci un po' di tempo, più che altro perché le parti da andare a dipingere, di incollare, sono parti veramente veramente piccole, ed è per questo che vi consiglio di procurarvi un pennello di quelli magari da buttare. In questo caso questo pennello ha diciamo fatto una lunga carriera da normalissimo pennello, poi da qualche anno a questa parte già si era rovinato e ho cominciato ad utilizzarlo con l'Altec. In questo caso ce l'ho già da un paio d'anni sempre questo, e ogni tanto gli levo l'Altec dalle setole e lo continuo a utilizzare. Anche perché appunto un pennello che è da buttare in questo caso per essere bagnato con l'Attack e magari rovinarlo ancora è utilizzabilissimo anche per un altro paio d'anni. Come ho detto invece prima del video, per fare le vetrate ho utilizzato questa plastica e appunto è un materiale che ho deciso di utilizzare perché essendo molto flessibile riesco a tagliarlo anche con una classica forbicina, per dire, quindi è un materiale che comunque posso andare a modellare anche da incollato senza rischiare di danneggiare appunto il pezzo che andrà poi montato sulla scialuppa. Riguardo invece sempre alle cabine, non sono ancora completate, come peraltro lo scafo, come ho detto prima poi andrà fatto la linea di galleggiamento uguale a quella dell'Americo Vespucci, e nelle cabine invece nella parte alta andranno messe alcune altre parti decorative che andrò poi a dipingere color mogolo. Infatti sicuramente li farò in legno, sono molto piccole però con la pasta si possono fare, e poi le dipingerò color mogolo insieme con la bordatura e altre parti decorative che vedremo soltanto poi nei prossimi video. Quindi io, che dire, guardando il lavoro mi ritengo davvero soddisfatto, anche perché lavorare con una barchetta di così piccole dimensioni non è tanto facile, anche perché è molto semplice andare a magari a sbagliare qualche cosa e bisogna in questo caso poi rifarla tutta.
quindi comunque sia mi ritengo davvero soddisfatto. Io spero che il video vi sia piaciuto e nei commenti sempre per qualunque informazione, quindi in descrizione tutti i materiali utilizzati in questo video, quindi iscrivetevi al canale se non ve l'ha fatto, lasciate un like, mi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti mercoledì alle 11, e quindi ciao!